Sera bentrovati a tutti voi a un nuovo appuntamento con l'informazione targata Italia Mia. In apertura due brillanti operazioni ad opera delle forze dell'ordine, una contro il clan Mallardo, sequestrato beni immobili e quote societarie per oltre 200 milioni di euro, 23 sono gli indagati. L'altra operazione invece riguarderebbe il sequestro di beni appartenenti ad un imprenditore vicino al clan dei Casalesi, al gruppo capeggiato dai bidogniti. Sentiamo i dettagli. C'è anche un parco giochi, il Girabilandia di Giuliano, tre beni sequestrati dalla Guardia di Finanza, perché ritenuti nella disponibilità del clan camoristico dei Mallardo, attivo nel giulianese ed alleato dei Casalesi. Sequestrati anche l'albergo Il Giardino degli Dei a Castel Volturno, una concessionaria di auto a fondi ed un'impresa edile in provincia di Bologna. L'importo complessivo del sequestro di immobili e società supera i 200 milioni di euro. Il gruppo camorristico facendo capo a Giuseppe dell'Aquila aveva forti dinamazioni in provincia di Napoli e Caserta, oltre che nel Basso Lazio e in Emilia Romagna. L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Latina, coordinata dalla Direzione di Settore Antimafia della Procura di Napoli, unitamente al GICO della Guardia di Finanza di Roma. I reati contestati alla cellula camorristica vanno dall'Associazione per delinquere di stampo mafioso al concorso esterno in associazione camorristica alla fittizia e intestazione di beni fino al coinvolgimento complessivo di 23 indagati. La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha invece eseguito un decreto di confisca di beni emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capavetere nei confronti di Luigi Tamburrino, arrestato perché condannato il 6 aprile 2009 a 6 anni di reclusione. L'imprenditore, secondo l'accusa, è affiliato al clan dei Casalesi, gruppo Bidognetti, all'interno del quale aveva il compito di convocare gli imprenditori da sottoporre a destorsione al cospetto del capoclan o del suo reggente. Commercializzazione di abbigliamento e calzature con marchi contraffatti. 40 perquisizioni sono state effettuate a Napoli, in provincia, ma in anche in altre città della penisola. I decreti di perquisizione sono stati emessi dalla Procura di Napoli, sezione reati di criminalità economica. Rinvenuti e sequestrati sia in abitazioni private che in esercizi commerciali, vestiti, ma anche scarpe, borse, recanti, falsi marchi di Logan, Moncler, Nike, Gucci e Chanel, tra gli altri. Anche 20 computer, 14 sim card telefoniche, soldi in contanti ed un libretto al portatore rilasciato dal Banco di Napoli con un saldo di 14.000 euro. E Pompei può eh, tracciare un sospiro di sollievo. Infatti la notizia è che dall'Unione Europea sono stati sbloccati i fondi per 150 milioni che andranno allo Stato italiano per le verifiche nel sito archeologico. Sentiamo i dettagli. Non c'è pace per Pompei. Nel corso di un sopralluogo è stato rinvenuto il crollo di una muratura esterna ad una fontana nella Regio 614 sulla Via Consolare. In un primo momento si era temuto un cedimento nella villa di Diomede dopo una denuncia della Wilbani Culturali, poi smentita dai tecnici del Ministero. L'episodio scoperto in ogni caso non è sicuramente recente, come dimostra la crescita di vegetazione spontanea. Si tratta di una domus scavata nel 1700, chiusa al pubblico, la cui messa in sicurezza è già prevista nel programma per la salvaguardia di Pompei. Sullo sfondo c'è comunque la bella notizia dei 150 milioni di euro che l'Unione Europea ha affidato allo Stato per interventi a sostegno proprio del sito archeologico più importante del mondo. L'annuncio soddisfatto del ministro Galan, dopo l'incontro con il commissario europeo Johannes Hahn, gli interventi punteranno a risolvere l'emergenza emergenze e andranno avanti per almeno 4 anni con il controllo costante anche dell'UE, sottolinea il commissario, che accenna anche alla possibilità di altri futuri finanziamenti. Pompei dunque può tirare un sospiro di sollievo, ma la tensione deve essere sempre alta perché il tempo e l'incuria sono i primi nemici del sito. Altri 29 anni di condanna arrivano dal Tribunale di Santa Maria Capoevetere per Giuseppe Setola, il capo dell'ala stragista del clan dei Casalesi e al suo attivo infatti aveva già altri tre ergastoli. I particolari. Aveva già collezionato tre ergastoli il capo dell'ala stragista del clan dei casalesi Giuseppe Setola, che la prima sezione del Tribunale di Santa Maria Capoavetere, preseduta da Raffaello Maggi, ha condannato ad altri 29 anni. Il processo lo vedeva imputato con altre 34 persone di reati che vanno dall'associazione camorristica all'estorsione, al tentativo di omicidio e alla detenzione illegale di armi. I PM avevano chiesto la condanna a 30 anni di reclusione. Pene molto severe per un totale di più di 300 anni di carcere sono state inflitte anche agli altri imputati, tra i quali tutti i componenti del gruppo di fuoco capeggiato da Setola. In aula, quando è stata letta la sentenza, oltre ai PM di udienza Catello Maresca e Cesare Sirignano, erano presenti il procuratore aggiunto Federico Caffiero de Rao e il pool di sostituti che indagano sul clan dei Casalesi. Noi continuiamo a lottare con impegno, con passione, con dedizione e sacrificio perché questo lavoro è la nostra vita, però vorremmo che anche altre parti dello Stato ci stessero vicino e soprattutto ci mettessero in condizione di poter raggiungere risultati come quelli di stasera che sono risultati bellissimi in merito dell'azione congiunta di magistrati e polizia giudiziaria che ci è stata sempre accanto in ogni momento, nei momenti più delicati. Il sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano dal canto suo ha commentato la condanna di Giuseppe Setola dimostra che lo Stato risponde in concreto alla ribellione degli onesti contro il ricatto del crimine organizzato. E dal palco della convention Napoli si ribella, vogliamo lavorare, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris lancia un appello a regione, sindacati ed imprenditori per il sostenere il lavoro. Intanto un'altra realtà importante del nostro territorio, l'Avio, l'agenzia aerospaziale potrebbe andare nelle mani di società straniere. Sentiamo perché. Difendere il lavoro e i lavoratori. 15-20.000 posti a rischio tra Fiat di Pomigliano, Firema, Alenia, Ansaldo. Per farlo, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, si mette in prima linea. Scende in campo e lancia stoccate appelli dal palco della Convention. Napoli si ribella. Vogliamo lavorare. Al presidente della regione, ai sindacati, agli imprenditori. Alla stazione marittima, il primo cittadino raccoglie le istanze degli operai che affollano la sala. Io penso che se il sindaco si mette in prima linea. Per difendere il lavoro e i lavoratori, accanto al sindaco si dovrebbe schierare tutta la città perché il sindaco non fa una battaglia di parte. Sono polemiche che non comprendo. Tra l'altro io ho un grande rispetto per i sindacati con i quali stiamo stilando un protocollo di intesa per lavorare insieme, grande condivisione progettuale. Certo, se poi c'è qualcuno che pensa che il sindaco non può parlare direttamente con i lavoratori perché deve passare dai sindacati, io sono un sindaco... Un po' particolare, voglio avere il rapporto con la mia cittadinanza, con la popolazione, li voglio ascoltare, li voglio vedere, ci voglio parlare, voglio lottare insieme a loro e insieme ai sindacati. Intanto un altro pezzo di Made in Italy rischia di volare all'estero. L'Avio, l'azienda aerospaziale che solo a Pomigliano conta oltre 1200 dipendenti, sta per essere venduta. In corsa per l'acquisto ci sarebbero la Safran, colosso dell'aerospazio francese e il leader mondiale dell'aeromotoristica, l'azienda americana General Electric. Ma si parla anche di un interessamento tutto italiano che farebbe capo alla cassa depositi e prestiti. I sindacati sull'operazione, almeno per il momento, stanno assumendo un atteggiamento positivo. Nel prossimo sen servizio sentiamo le proposte dei Lions Club per il rilancio della città di Napoli. Proporre soluzioni fattibili affinché Napoli torni ad essere una città normale. E questo è il principale obiettivo che intendono raggiungere i Lions Club: formulare proposte e progetti concreti per il rilancio della città. Considerato che la speciale classifica del sole 24 ore ha retrocesso Napoli all'ultimo posto tra le città italiane per qualità della vita, la società civile vuole scendere in campo per ridarle dignità. Lo sottolinea ai nostri microfoni Ciro Burattino, pas governatore Lions. La città di Napoli merita questo amore, questo entusiasmo, questa mobilitazione, come si vede del resto dalle, anche dalle attività delle istituzioni, perché il Laboratorio Napoli, perché il Giubileo, eh, tutti i tipi di, di, di la stesso, lo stesso forum. Noi vogliamo a questo punto eh, uscire dal, dal, dalle nostre, eh, dai nostri convegni, dalle nostre conviviali, nelle quali discutiamo anche seriamente di questi problemi e vogliamo però indicare. La presenza dei Lions quindi non si limiterà ad una semplice testimonianza delle istanze della società civile, ma si tradurrà in atti e progetti concreti. Non a caso, tra gli scopi dell'Associazione c'è la promozione del buon governo e della buona cittadinanza, principi contenuti nel manifesto Napoli, la città che vorremmo, di cui è coordinatore del comitato organizzatore Raffaele Zocchi. I Lions propongono di mobilitarsi, di mobilitare tutte le forze sane, attive, positive e prepositive di questa città per affrontare i problemi che ci sono con coraggio, con lealtà, senza demordere uno per volta, ponendosi al fianco delle istituzioni, non contro le istituzioni. Il fatto che siamo qui al maschio angioino nella sede del Consiglio Comunale è significativo. Ovviamente noi eserciteremo anche un'azione di pressione sull'istituzione e di vigilanza che le cose che noi proponiamo che siano portate a termine nei tempi e nei modi giusti. Prossimamente i vigili urbani di Napoli potrebbero avere delle divise come i calciatori, cioè con lo sponsor. L'iniziativa è quella dell'Unione Industriale di Napoli che lancia un appello agli imprenditori. Pensate, 600 agenti non hanno un adeguato bestiario e dal 2006 che eh, risale l'ultima dotazione divise con lo sponsor, proprio come una squadra di calcio. Ma ad indossarle saranno i vigili urbani di Napoli, grazie ad un accordo firmato dall'assessore alla sicurezza del comune Giuseppe Narducci e dal presidente dell'associazione imprenditoriale Paolo Graziano. La fornitura si rende necessaria per le esigenze del corpo, considerando che l'ultima dotazione di divise risale al 2006 e attualmente vi sono circa 600 agenti privi di adeguato vestiario. L'Unione Industriale di Napoli avvierà un'attività di sensibilizzazione del mondo imprenditoriale napoletano e nazionale per assicurare al corpo della Polizia Municipale nel 2012 l'opportuna e completa dotazione delle divise e delle armi di ordinanza. Il presidente degli industriali Graziano ha già preso contatto con due grandi marchi napoletani che producono biancheria, costumi e abbigliamento sportivo e lavorano al Cisdinola e si sono dichiarati disponibili a fornire le divise complete agli agenti della Polizia Municipale. Quelli che attualmente sono in strada solo con le pettorine e al massimo con un cappellino e che qualche mese fa si sono dovuti autotassare. Per le pistole Graziano ha già contattato la Beretta. Il tutto dovrebbe essere pronto per la Coppa America del 2012. Sul web milioni di italiani cercano la loro casa, ma a quanto pare qualcuno cerca anche quella definitiva. Sulle pagine di Immobiliare.it, sito italiano di annunci immobiliari, è apparsa una curiosa inserzione. A Napoli, più precisamente nello storico cimitero di Poggio Reale, è in vendita una tomba monumentale risalente al 1800. Qualcuno ha pensato che si trattasse di uno scherzo legato all'avvicinarsi di Halloween, ma non è così. Quella in vendita da 800.000 euro il prezzo richiesto ed un'eticola funeraria ristrutturata nell'ultimo decennio. E ora vediamo invece le resse al Stadio San Paolo di Napoli, il Botteghini, per accaparrarsi i biglietti del prossimo 2 novembre Bayern-Napoli. Scene di ordinaria follia questa mattina ai Botteghini dello Stadio San Paolo. Gente arrampicata alle grate, persone che pur di accaparrarsi un biglietto per la gara di Champions League Bayern-Napoli 2 novembre, è stata disposta a sfidare Calcarès e forze dell'ordine. Ai circa 500 che già ieri sera al termine della partita vittoriosa Coludinese si erano messi in fila per acquistare i biglietti, stamattina si sono aggiunte infatti forse 7.000 persone. Poco dopo le 10, i quattro botteghini dello Stadio San Paolo hanno cominciato la vendita, sospesa subito dopo per la pressione del pubblico. Gli agenti hanno compiuto nell'arco di alcune ore diverse manovre di alleggerimento. Ad un certo punto è stato deciso, ma l'idea non è apparsa opportuna, di chiudere due botteghini su tre. La decisione non della polizia ha generato una ressa ancora peggiore. Alcuni sono stati colti da malore per l'attenzione e per l'attesa. Diversi agenti sono stati invece feriti a causa di lanci di oggetti e bottiglie di plastica. La vendita si è infine conclusa per esaurimento dei tagliandi, ma le scene viste naturalmente sono assolutamente deprecabili e ci si augura che l'organizzazione di analoghe situazioni per il futuro cambi radicalmente. Con questo è tutto, il nostro appuntamento con l'informazione termina qui ma non i nostri programmi. Ora vi lascio a linea diretta con i tifosi in studio. Angelo Pompame, una buona serata a tutti voi, arrivederci.